là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? Case su case, patrame cemento, là dove c'era l'erba ora c'è una città. Allora, in questo servizio vi parleremo delle difficoltà delle banche italiane, di cui diverse sono andate in fallimento. Ma perché in Attiva Ambiente parliamo delle cause del fallimento delle banche? Perché le cause principali di questi fallimenti risiedono in molte operazioni spericolate. Il decreto salva banche fatto dal governo Renzi ha visto coinvolte nel salvataggio la Banca Etruria, la Banca delle Marche, la Cari Chieti, Cassa di Risparmio di Chieti, e infine la Carife, Cassa di Risparmio di Ferrara. A causa di una cattiva gestione bancaria e di scarsa vigilanza su queste banche, anche che hanno portato alla rovina almeno 150.000 risparmiatori. Le cause principali di questi fallimenti risiedono in operazioni spericolate, perdite di senza fine di crediti in sofferenza, generati spesso da concessioni creditizie di dubbia solvibilità, in molti casi di grosse speculazioni edilizie e immobiliari. Il sistema bancario italiano, a mio avviso, e non soltanto a mio, è più solido di quello tedesco. Ci sono molte città italiane sfigurate dall'uso che ne è stato fatto del proprio territorio. Città, paesi che si stanno trasformando senza sapere in quale direzione. Molti degli amministratori che governano le città perdono la responsabilità per la storia, il patrimonio culturale, l'ambiente, il futuro della comunità. Il territorio rischia di apparire desertificato. Molte amministrazioni sono interessate solo alla pura semplice valorizzazione finanziaria dei beni comuni. Così la logica del governo locale è spesso coerente alla dinamica finanziaria speculativa. Non fa nemmeno i conti col mercato delle case, con il suolo che si esaurisce, che di case ce ne sono troppe, il terziario che avanza nel tempo, il numero dei centri commerciali che ha già superato molto le esigenze del sistema distributivo. Piani urbanistici approvati dai comuni, più che strumenti di governo, sono dei meri dispositivi finanziari che trattano i suoli non come un patrimonio della collettività, ma come asset di buoni per la speculazione. In molte città si apriranno un sacco di cantieri che avranno l'unico scopo di testimoniare l'avvio dell'edificazione, ci saranno numerosi scavi a cielo aperto, le case continuano a essere troppe e i prezzi troppo alti, per tanti che non se la possono permettere. Nelle città governate secondo i principi di una sfrenata deregulation, aumentano i diritti edificatori, aumentano le costruzioni, si genera un vorticoso giro di trattative nel mondo immobiliare per favorire operazioni sempre più grandi, redditizie, e contemporaneamente aumentare la capacità contrattuale dei proprietari dei suoli verso la pubblica amministrazione. Il comune, già debole nelle risorse, crea così le premesse per la propria definitiva subalternità agli speculatori. La cascina Boffalora a Segrate. Una storia di come la politica locale distrugge il territorio e di come le banche partecipano a questi affari immobiliari e in molti casi avranno dei crediti in sofferenza o incagliati che li metteranno in difficoltà. La vicenda riguarda la Carife, un grande imbroglio quello di Segrate e Santa Monica, così si pronunciava la Corte d'Appello di Milano. Pur dichiarando in parte prescritti i reati, ha fornito elementi
utili alla richiesta di danni fatta dalla banca. Ha reso esplicito che la cassa di Ferrara è stata depauperata dalla truffa immobiliare. Un'operazione immobiliare come quella di Santa Monica sono devastanti per una pluralità di soggetti, quali i cittadini che la subiscono prima di tutto, ma anche i risparmiatori e gli azionisti onesti della banca. Nel caso della Carife, la cassa di risparmio di Ferrara, la quale ha dichiarato perdite per 376 milioni di euro, molti riguardano operazioni immobiliari. La banca di Ferrara, sino all'inizio degli anni 2000, era considerato un vero gioiello dalla Banca d'Italia. Infatti, le rilevazioni fatte dalla Banca d'Italia la collocavano fra le prime banche in Italia nella categoria delle piccole banche. Nel 2009 si scoprono degli incagli che fanno accendere una spia rossa negli uffici della vigilanza di Banca Italia. Così nel 2009 viene mandata una prima ispezione con relativo verbale e multe agli amministratori accusati di controlli labili e pesanti anomalie. Nel verbale del ministro Saccomandi per il commissariamento della Carife si scrive: tutto questo in un contesto permeato da una serie di disfunzioni che derivano dal passato e da elementi che in chiave prospettica risultano suscettibili di ulteriori peggioramenti. La grave crisi aziendale trae fondamento origine da imprudenti scelte allocative compiute nel periodo 2007-2009, in cui è stata realizzata una rapida espansione degli impieghi, partite deteriorate che si attestano al 34% degli impieghi e i due terzi sono costituiti da sofferenze, le cui previsioni di perdita incidono sul 14%. E sono i primi 5 gruppi, cioè Siano, Milano Segrate, 160 milioni, Acquamarcia di Roma, 70 milioni, De Julermar di Napoli, 45 milioni, Bertolini di Mantova, 36 milioni, Mascellani di Ferrara, 28 milioni. Il buco più grosso per la banca Emiliano Romagnola, che era appunto un gioiellino, no? Come la definiva la Banca d'Italia, è quella che dentro ci sono dei personaggi strani, importanti, i fratelli Siano, i fratelli Magnoni, poi naturalmente la responsabilità dei sindaci, quello che ha governato fino nel 2004 e poi il successivo, il sindaco Alessandrini, che ha favorito questi interventi immobiliari. Sarebbe bello che iniziassimo a portare fuori qualche servizio, portare fuori qualche punto di interesse, rendere davvero più attrattivo tutto il territorio. Tutti questi interventi sono stati effettuati attraverso la Vegagest, una immobiliare SGR, e da due fondi immobiliari riservati, l'Aster e il Calatrava. La Vegagest era una società di gestione del risparmio, la cui azionista di maggioranza era la Carife, che ne deteneva il 30,52% delle quote. La vicenda ruotava intorno a un maxi investimento circa 140 milioni di euro fino a maggio 2006 su due enormi progetti immobiliari, uno a Segrate, Milano Santa Monica, e l'altro in via Adda a Milano. Si chiamava Progetto Miluce. Dottor Mario De Gaspari, ex sindaco di Pioltello, consigliere provinciale, laureato in filosofia e psicologo, docente universitario. Chiediamo a Mario se ci vuole raccontare un po' di questa storia. Un esempio, forse il migliore che si può fare, di come andavano le cose dal punto di vista immobiliare nel nostro paese, in particolare a Milano. Qui ci sono tutte le componenti degli interessi non solo immobiliari ma finanziari, bancari. Circa una decina d'anni fa nasce questo progetto di enorme valorizzazione immobiliare. Ha necessità di essere finanziato. Il finanziamento avviene ad opera del sistema bancario. Arriva la Cassa di Risparmio di Ferrara, una banca di territorio, una banca molto interessante fino a qualche decina d'anni fa, ed è la banca che ha presidiato lo sviluppo economico del territorio ferrarese, dice, che con Segrate a Milano non c'entra proprio nulla. Fino a una decina d'anni fa nessuna banca voleva rimanere fuori dal business edilizio, dal business immobiliare, perché si pensava, e nelle banche questo pensiero era, come dire, molto, molto in voga, non era contrastato da nessuno, che il sistema immobiliare fosse una fonte inesauribile di soldi, per cui bastava finanziare e poi di soldi se ne sarebbero fatti molti di più. Questo era il pensiero
che aleggiava a quei tempi, aleggiava sia negli immobiliaristi che facevano questa operazione per meri interessi di carattere speculativo, ma le banche funzionavano così, cioè davano soldi a man bassa agli immobiliaristi. Qui le premesse erano eccezionali perché era un terreno agricolo che è stato comprato con pochi soldi. In questa operazione hanno fatto anche di più, cioè non c'è stata semplicemente la banca che ha dato soldi all'immobiliarista di turno, qui hanno creato un fondo immobiliare, il fondo immobiliare che serviva per moltiplicare le risorse, perché dopo che è stato acquistato è stato ceduto al fondo immobiliare. Ovviamente poi le quote del fondo immobiliare dovevano essere acquistate e c'era bisogno per fare questa operazione di un mediatore che fosse un mediatore forte, come si diceva allora, con le spalle larghe. E hanno trovato questo mediatore nella società finanziaria Sopaf, che è una società finanziaria che a quel tempo era ancora quotata in borsa, che era molto importante, che tra l'altro si stava gettando anche nel sistema ambientale, perché la Sopaf interveniva anche nel settore delle bonifiche attraverso la SADI, che poi era la società che poi successivamente è stata ceduta a Grossi. Questa operazione l'ha fatta un sindaco, Bruno Colle, che poi è andato a lavorare sotto la ministra Moratti. Ecco, come vedete qui quello che è stato fatto sono solo quei tre edifici e quegli altri due. La responsabilità è di questa politica che si occupa di distruggere il suolo, di consumare il suolo, di fare dei propri interessi. Le banche italiane adesso sono nel mirino della Commissione Europea per la questione dei crediti deteriorati. È arrivata la BCE, c'è stato un momento di paura nelle banche italiane e adesso è emerso il problema delle quattro banche. Però si è visto che il problema non riguarda solo quelle quattro banche, ma riguarda in generale il sistema bancario italiano. Ci sono tre modi attraverso cui la crisi immobiliare si riflette nella crisi delle banche: il finanziamento delle operazioni immobiliari, il finanziamento ai cittadini che acquistano le case e le ipoteche, che sono il collaterale di tanti finanziamenti. Ecco, tutte queste tre forme di finanziamento che ha messo in moto il sistema bancario in qualche modo sono entrate in crisi e oggi si parla di 200 miliardi di immobili che sono lì per entrare nel mercato immobiliare e il sistema immobiliare italiano, ma anche il sistema finanziario, è terrorizzato da questo, perché finora la crisi è stata tenuta lì, è stata tenuta un po' sotto traccia, ma oggi non è più possibile. Le banche sono ormai controllate dalla BCE, i test sono diventati sempre più severi, per cui non si può far finta di niente, ma poi ci sono appunto questi 200 miliardi di immobili che stanno per essere immessi sul mercato. Questo è il vero problema. L'Italia ha commesso, a mio avviso, un errore che sta emergendo in maniera molto evidente adesso. Da una parte non ha seguito il percorso della Spagna. La Spagna ha creato la bad bank all'indomani dell'esplosione della crisi, per cui oggi le sofferenze bancarie delle banche spagnole sono il 7%, in Italia sono il 18-19%. Quindi diciamo non si è fatto quello che si doveva fare per tempo e poi si è perso un sacco di tempo. La crisi è esplosa nel 2008. Erano in molti che dicevano: guardate che le banche italiane non sono così solide come si racconta, perché sono molto esposte sul sistema immobiliare. Invece si è voluto far passare la storiella che il sistema immobiliare italiano non si era dedicato alla speculazione come ad esempio la Spagna o l'Irlanda e che le banche italiane erano molto solide. Non è vero né l'uno né l'altro e adesso le cose stanno emergendo in tutta la loro evidenza. Il processo di primo grado, fondi, Siano, i Magnoni e altri, sono stati condannati, in appello sono stati assolti, dopodiché la procura ha fatto ricorso alla Cassazione, la Cassazione ha annullato la seconda sentenza dicendo va rifatto il processo è stato rifatto, è finito a settembre del 2015 e a dicembre 2015 il direttore della banca è stato assolto perché nella sentenza dice che comunque il CDA sapeva di quello che faceva e quindi non era solo lui. Gli altri sono stati assolti per prescrizione
E però è stato detto che la banca adesso dovrà chiedere comunque un risarcimento a questi fondi che sono ancora forse i loro, e poi ci sono quegli altri. Quindi è una cosa molto complessa, un po' il sistema giudiziario nostro, che alla fine vai, cambia, vedi, e poi finisce tutto a terra, luce e vino. E qui la cosa si conclude in questi giorni con la società proprietaria delle aree che chiede al comune di rifare un nuovo progetto, l'ha chiesto questa primavera. Il comune adesso ha cambiato sindaco, vuol in qualche modo ridimensionare questo progetto, migliorarlo, e quindi ha cercato di lavorare su questa cosa. La proprietà invece vuol mantenere le volumetrie, anzi forse le vuole anche allargare, e nei giorni scorsi abbiamo letto un comunicato che la società ha chiesto al comune un danno per queste cose. Adesso è subentrato un altro operatore immobiliare, però, come dire, questo operatore immobiliare non è il proprietario dell'area, è il promissario dell'area, è un operatore immobiliare che non sta rischiando nulla, che si è preso, come dire, ha promesso in qualche modo di intervenire se il comune gli dà tutte le autorizzazioni. Però c'è da dire questo, che da novembre, quando il governo Renzi ha fatto quell'operazione sulle banche, oltre al salvataggio, che poi salvataggio non è, perché poi di fatto quelle banche non ci sono più, sono subentrate delle nuove banche a fronte della creazione della Bad Bank, i crediti, le sofferenze bancarie sono state svalutate di circa l'80%. Qui c'era un'operazione immobiliare che oggi vale l'80% in meno di quanto valeva allora. È su questo che a mio avviso dovrebbe lavorare l'amministrazione comunale. Io non dico che questa operazione immobiliare oggi deve valere il 15 o il 20% così come è stata svalutata dal governo Renzi, però nemmeno il 100%. Troviamo una via di mezzo, costruiamo meno di quello che era stato stabilito originariamente, in maniera che venga salvaguardato qualcosa di più, ecco, del valore svalutato, si trovi in modo di risolvere il problema anche delle case e degli abitanti che già abitano qui. Facciamo quello che è compatibile con uno sviluppo decoroso, sobrio dell'ambiente. Purtroppo, come il paese sta affondando, quali sono i criteri che ci portano a fondo? E una delle cose principali nel nostro paese è questa edilizia, questa urbanistica raccordata con le banche, in questa maniera, come ci ha spiegato Mario De Gaspari, che ringraziamo. Segrate si trova ad est di Milano e al margine dell'area metropolitana di Milano, lungo il tracciato della linea ferroviaria Milano-Venezia, appena oltrepassata la stazione di Lambrate, ha inizio l'est Milano, una realtà territoriale piuttosto vaga e disomogenea, denominata dalla Martesana, il nome del naviglio che la attraversa e che si estende dai territori confinanti con Milano fino al fiume Adda, che risentono maggiormente del dinamismo urbano a quelli esterni, per i quali l'attività agricola è stata per molto tempo l'unica risorsa ereditata da un passato florido, nel corso del quale lo sfruttamento delle numerose risorse idriche presenti ha garantito un sistema culturale di qualità dell'agricoltura. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, a causa di un progressivo congestionamento della città di Milano, che ha consentito molti trasferimenti fuori dalla città di molte aziende, è nato un rapido processo di industrializzazione. I comuni della prima corona suburbana sono stati investiti da una notevole urbanizzazione, priva però di un governo sovracomunale, e quindi spesso l'iniziativa è stata affidata agli operatori economici locali senza che ci fosse nessuna pianificazione, e tutto questo ha generato squilibri. Chiaramente, se i comuni avessero lavorato insieme, faremmo una pianificazione urbanistica diversa. Uno dei comuni più emblematici è certamente il comune di Segrate, che grazie a una serie di investimenti immobiliari privi di relazione ha visto triplicare la popolazione in poco più di 20 anni, dal grosso centro fatto da Berlusconi a Segrate, no? Sono stati fatti quartieri residenziali di lusso, parchi, giardini, piscine residenti, poli ospedalieri, no? San Raffaele, quartieri di edilizia residenziale pubbliche, poi convertiti in ultima moda, poi il terziario, gli istituti televisivi, i centri commerciali,
locali. E poi ci sono tanti cantieri abbandonati, case vuote, capannoni vuoti, lasciati abbandonati, strutture da affittare, strade che si trasformano in canali perché allagati dall'acqua di falda. Quindi nell'ultimo decennio, o anche ventennio, almeno 1,5 milioni di metri quadri di aree agricole distrutte, con un suolo edificato che copre l'80% del territorio, contro la media del 42% della provincia di Milano. Adesso la società Vegagest si è presentata all'attacco dicendo: voglio ancora fare questo intervento. La giunta di Segrate ha detto: no, calma, fermi, vediamoci, parliamo, cerchiamo di difendere i cittadini, cerchiamo di non occupare tutto il territorio, facciamo delle cose fatte bene. Questa Vegagest ricorre al TAR dicendo: no, noi vogliamo andare avanti come vogliamo. Ricorre al TAR, il TAR sospende tutto e poi ci sarà il giudizio. Quindi, nonostante ci fosse il fallimento della banca per tutti questi casini provocati, nonostante non si sia realizzato niente e i pochi palazzi fatti sono messi male per i cittadini che li hanno acquistati e che abitano dentro, questi ritornano all'attacco. Ecco, questo è come funziona il sistema immobiliare italiano e come le banche devono andare in ginocchio per questi grossi interventi fatti in questo modo. L'attuale sindaco di Segrate, eletto a giugno 2015, Paolo Micheli, segratese, nato a Segrate, che è stato consigliere regionale della lista Ambrosoli e poi è stato consigliere di opposizione del comune, si è sempre opposto alla speculazione edilizia e ha cercato di difendere gli abitanti del territorio. Allora, oggi è impensabile guardare all'area di Santa Monica, che è un'area che si trova ad est di Segrate, confine di Pioltello, senza avere in mente quella che è la situazione urbanistica di Segrate. Segrate è una città che ha avuto una grandissima espansione negli anni 80, ancora negli anni 90, poi è subentrata la crisi. Oggi Segrate è una città con tantissime situazioni immobiliari che sono rimaste a metà. Abbiamo delle aree che sono proprio dei veri e propri scheletri di case, sono dei cimiteri di case abbandonate, e quindi sulla situazione bufalora oggi l'amministrazione si trova in grandissime difficoltà, perché nella sostanza ci troviamo tra due fuochi. Da una parte la necessità di dover dire a questo territorio diamoci una calmata, no? Respiriamo per un certo periodo, evitiamo nuove costruzioni, nuove abitazioni, in attesa che riprenda il mercato, in attesa che tutto quello che è rimasto fermo possa domani ripartire. Dall'altra, l'alto fuoco è dato dai cittadini, perché in quell'area, nell'area della Bufalora, ci sono due palazzi che sono abitati, più un altro che è affittato, che sono abitati da cittadini, da giovani cittadini, perché è una generazione abbastanza giovane che è andata a prendere quelle case, che sono in grandissime difficoltà. Sono in difficoltà perché sono isolati, sono in difficoltà perché hanno delle spese condominiali folli, sono in difficoltà perché è un'area che non è urbanizzata e con tutte le difficoltà, tutti i problemi che vengono causati da aree con queste caratteristiche. L'amministrazione di Segrate quindi deve da una parte cercare di salvaguardare il territorio, dall'altra salvaguardare il benessere dei cittadini, e questo è un po' il difficile compromesso sul quale noi stiamo lavorando come amministrazione. C'è un compromesso che ci permetta da una parte di non svendere ulteriormente il territorio e contemporaneamente però cercare di portare a casa un risultato che sia soddisfacente per chi abita in quell'area e soddisfacente anche quindi per l'amministrazione. Voi farete un progetto in consiglio comunale, farete una revisione del PI, magari riducendo le volumetrie, ma comunque cercando di dare una soluzione a questi problemi che lei ci ha detto. Le volumetrie che erano previste nel vecchio PI sono del tutto anacronistiche, perché erano volumi che andavano bene negli anni 90 e che oggi davvero non hanno alcun senso di esistere, perché non si vendono non soltanto a Segrate, ma in tutto il mercato immobiliare milanese. Quindi una drastica riduzione delle volumetrie è assolutamente necessaria.
come necessaria un'altra considerazione, c'è tutta l'area a nord di questo comparto della Boffalora che si inserisce integralmente nel parco delle Cascine di Pioltello, che fa parte, diciamo, del plis più ampio, un domani farà parte del plis più ampio della Martesana, e che noi vorremmo dare alla Martesana, e tramite, diciamo, il passaggio a nord anche collegarlo con quello che oggi a Segrate si chiama Golfo Agricolo, e quindi creare un unico ambito che parte da Segrate, parte dal nostro Golfo Agricolo, e che vada ad estendersi attraverso, diciamo, l'area della Boffalora fino al plis delle Cascine e quindi il plis della Martesana. Quindi la necessità è innanzitutto salvaguardare le aree che ancora si possono salvaguardare, diminuire le volumetrie portandole a dei numeri che abbiano più senso nella struttura che è esistente, e infine avere un progetto industriale che abbia le gambe per camminare. Cioè, bisogna saper leggere il territorio, guardare quali sono le strutture, le case che si possono vendere, che si riescono a vendere, e quindi insieme all'operatore costruire qualcosa che abbia senso e che non sia soltanto gestito come si gestiva magari un tempo, cioè portandosi a casa dei volumi e amen. Questo tema, che sembra un piccolo tema locale per una città, ma secondo me è una metafora di tutto quello che è la situazione immobiliare, non soltanto nella nostra Martesana, ma certamente nella provincia milanese e probabilmente anche di più in tutta la Lombardia. Il motto io vengo dallo scoutismo, il mondo dello scoutismo, il motto degli scout è del nostro meglio, ecco, sì, anche in questa circostanza noi cerchiamo di fare del nostro meglio con le nostre risorse, con le nostre capacità, proprio per volere del bene alla nostra città e al nostro territorio, ed è questa la missione più importante che deve sentire sulle spalle chiunque amministratore, qualunque persona che voglia bene alla propria città. Grazie Teleambiente. Le speculazioni immobiliari sono un interesse per la politica, per società legate alla politica, e quindi questo è come funziona il nostro paese. La gente deve ribellarsi e deve rivoltare questo sistema, se no noi affonderemo. Grazie.